Signore e signori, buongiorno. Oggi siamo qua per la nostra seduta spiritica. Si chiama chiromante lettura della mano. Ma vediamo un po'. La mano di chi è? La mano di chi è? Di questa vacca. Questa qua. Della James. Allora, sì, qua abbiamo. Vedi questa riga qua? Sì. Questa riga ha un'importanza. Sono serio. Allora, sì, sì. Vediamo un po', mi sembra di vedersi. Aia. Aia, mi sa che dal disegno si vede qualcosa di un po' strano. Scusa. Che secondo la costellazione di Osiride, se saresti una persona molto decisa e rompicoglioni. Ecco. Lo dice la mano, vero. Lo dico io. Ah, giusto. Sì, si vedo che. Sì, Zeus qua. Mi vedo un po' incazzato, eh. Sì. Cioè, ho avuto. No. No. Allora qua. Ai 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 ai. Tu non resusciterai mai. Tu non è come lei, tu non resusciterai. Ah, va bene, muori. Basta. Perché okay. Sei una vacca, bro. No, lo dice la mano. Allora, sì. Vedi questa qua, la linea della partenza. Ecco. Ma comincia da qua. Cioè che tu sei nata prematuramente, immagino. No. Tutto è caso. No. Sei nato di qualche giorno prima, qualche ora prima, comunque ci siamo. Qualche ora prima. A qua quanto mi pare, la linea della vita si coinciderà con la linea della fortuna. Purtroppo, purtroppo. Per fortuna per te, nei primi 3 anni di vita sarai molto fortunata, ma okay. Ora sei sfigata fino al fine della tua morte. Ricordati. Vabbè, fino alla fine? Fino alla fine. Sia nell'amore che in tutto. In tutto. Ok. Se vuoi posso anche dirti che lavori farai. Posso dirtelo. Sì, la troia, non potevo dire. Stai attenta. Allora. Ai ai ai, vedi qua. Sì. Che sta per diventare è più invisibile la mano. Vedi? Sì. Ma avrai proprio depressione totale. È all'inizio della fine. Sì, qua c'è l'apocalisse poi. Fai finta che non abbia detto niente. Allora sì, qua è presente che qua. Che farò? Non ho ancora capito, non qua diventerai risposto. Una bellissima lavacessa del McDonald's. Vedo, aspetta un po'. C'è uno che ha appena vomitato nel bagno, deve andare a pulire. Che schifo. Sì, qua poi il tuo lavoro si incrementerà un po', vuol dire che ti avranno promosso qualcosa di più bello, tipo. Cioè? Capo della macchina. No, capo redattrice della sala del McDonald's. Bene. Qua diventerai direttrice del Gay Pride, o lesbica Pride, va benissimo anche. Quindi qua, oltre a sfigata, diventerai anche lesbica. Va bene. Ma Walter, tu non vedi qualche puntino rosso o nero che sia da. Che sia qualcosa di significativo per la storia della nostra Martina? Qua vedo un puntino nero. Che forse le vuole andare via. Il che cosa vuol dire? È un segnale. Questa è una cosa molto importante. È un segnale del destino, in pratica. Del destino? Tu mi stai facendo una domanda un po' strana. Ma tutto c'entra con il destino. Questo puntino nero. Fammi guardare bene. Sì, guarda pure, spaccami la mano a sto punto. Che fai? Allora, sì. Ho visto. Nero con le scarpe di gomma. Un incontro con un bellissimo negro. Nero. Vabbè, ma non ero lesbica io, scusa. Insomma, ti sei riconvertita. Ah, ok. Non si può. Va bene. Infatti poi le tue amiche lesbiche qua vedo che ti vorranno ammazzare, però. Potevo anche non dirtelo. Sì. Ma qua questo puntino nero dice che questo nero era un bell'uomo, cioè. Faccio il pisellino così. Quindi tu dopo 2 o 3 anni lo lasciasti. Poi qua si vedo che continua, arrivi fino a più o meno fino alla fine della tua vita. E morirai di infarto. Ma scusa se te l'ho detto, ma potevo anche non dirlo. Perché devi toccarti la destra? Ah, vabbè. Sì, perché forse devi toccarti le tette, no? Muori. Forse devi toccarti per la sfiga. Qua invece vediamo un po' la linea della fortuna. Allora, sì. Esiste lì, quella mano? Questa qua, vedi questa. Ah, è della fortuna quella, sì, minchia fortissima. Tu sarai, lo credo. Ma io l'avevi già detto che era sfigata. Una vita breve. Breve, ben poco teso. Fortunata. Che bello. Qua sarai molto fortunata. Un bel qua uomo. Vedo che comprerai delle. Vedo macchinine di lusso. Avrai. Che no, sei bambina, sai. Ah. Vedo una Barbie con. Tutti colori. Ken, Barbie, tutte quelle cose infatti già avuto, vero? Ci ho azzeccato. Villa con piscina. No, quella sì ce l'ha. Ti ho dato, visto?
Tipo, a tua, perché tu, devo spiegare, nella tua, nel tuo subconscio, sei ancora una bambina. Ah, ok. Quindi finché penserai di avere 3 anni, tu sarai ancora fortunata. Ok, allora penserò ricordatelo sempre di avere 3 anni. Ricordatelo. Sì, ma lo ricordo, allora, devi spaccare una mano. È un po' la linea della... Fortuna. Dell'amore. Ah, dell'amore. Cazzo, ce n'è d'amore, parte da qua. Ah, ma non è amore vero questo. Ah, no. Vedo molti tradimenti, tu sarai tradita da... Ah, non tradirò io, sarò tradita. Sfiga. 21. Belin. Tutti scapperanno con le tue migliori amiche, quindi... Per lotta, circa avanti. A 50 anni rimarrai finito. Oh, com'è che va con quella lotta, scusami? Perché era, oh, era anche la... Mi tradisci con 20 uomini suoi? Ti spiego allora. Qua vedo un puntino fosforescente. Ma quindi avrò 20 migliori amiche perché... No, ma ti molleranno tutte. No, dico se gli uomini... Il destino è sempre la tua. Ok, va bene. Mi dispiace, conserva quello che ti ho detto. Conserverò. Era, mi dispiace. Ah, ecco, c'è ancora un'ultima cosa. Mi è parso, però questa cosa mi è farsi vedere sto facendo un male, sto male. Allora, sì. Vedi questo puntino nero? Sì, neo. È un neo, ma... No, non è un neo. No, è il segno della... Voi, persone normali, pensate che i nei siano cose normali. Ma invece sono tumori, lo so. Cazzata. Cazzata. Questo qua è perché tu verrai violentata. Belin, no, vi prego, cioè, scusa. Dall'uomo più brutto della terra. Ecco. Però era molto muscoloso, praticamente rimane in fin di vita. Ma almeno rimane, senti... rimane incinta? Anche incinta. Lo senti questo brivido che mi attraversa? Un che attraversa brivido felino. Lo senti? Lo senti? Ah, sì! Come urlo di piacere. È l'urlo di piacere che hai fatto quando ti ha violentato. Vedete che non te lo dava nessuno. Ma eri talmente sfigata. Vedi qua. Facciamo un rapido fatto. Quindi, vedi qua. Rimane sfigata fino ai 90 anni. Cioè. Guarda che stanno schiarendo, vuol dire che comunque c'è. Cioè, infatti dico, il destino cambierà. È quasi impossibile da cambiare. Ma se vuoi puoi cambiarlo. Signori, ciao. Concludo qua. Baci. Sarà per la prossima volta.